Ringrazio molto la professoressa Fedo e gli organizzatori per questo invito. Allora, sono qui per presentarvi appunto il database che stiamo costruendo all'interno del programma quinquennale finanziato dall'European Research Council e ospitato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui l'Istantarsi appunto è l'acronimo un po' pop per il titolo ben più lungo della ricerca, che è Historical Memory, Antiquarian Culture, ho dimenticato, Artistic Patronage, Social Identities in the Centers of Southern Italy between Medieval and Early Modern Period. Quindi, come recita il titolo, si tratta di una ricerca su come la memoria storica, la cultura antiquaria e la committenza artistica furono utilizzate tra il tardo Medioevo e la prima età moderna per costruire le identità sociali nei centri dell'Italia meridionale continentale. Un progetto partito da poco più di un anno e mezzo e in particolare il database, diciamo, abbiamo il database a disposizione soltanto da luglio perché ci abbiamo impiegato un po' a costruire una piattaforma adeguata alle nostre esigenze di ricerca. Il progetto nasce dalla volontà di colmare un vuoto storiografico che deriva sostanzialmente da un pregiudizio culturale. L'Italia meridionale, infatti, è stata per lungo tempo relegata ai margini della storia del Rinascimento italiano ed europeo. Dominato da sovrani stranieri fin dal XII secolo, il Mezzogiorno è stato visto come una regione uniformemente monarchica, baronale e rurale, indietro rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa. Si tratta di un'immagine astratta creata dalla storiografia otto-novecentesca che ha anacronisticamente proiettato i problemi che caratterizzavano l'Italia meridionale in età risorgimentale anche su un passato più lontano. A questa immagine ha anche contribuito in maniera determinante l'uso di inadeguate categorie interpretative come centro e periferia o sviluppo e sottosviluppo, attraverso le quali l'Italia meridionale è stata a lungo considerata. Con i pregiudizi, come dicevo, vanno appunto di pari passo i vuoti storiografici che si sono sommati e magnificati nel tempo. I monumenti antichi, ma soprattutto le opere d'arte e di architettura prodotte tra 400 e 500, sono per la gran parte sconosciuti o in molti casi oggetto solo di studi con una diffusione locale. Anche sotto il profilo della storia pura, rispetto alla cospicua letteratura sulla produzione documentaria e sulle storie locali dell'Italia centro-settentrionale e del Nord Europa tra 400 e 500, i registri e le storie locali meridionali non hanno ricevuto ancora un'attenzione adeguata. Attraverso un gruppo di ricerca composto da me stessa in qualità di principal investigator, da cinque assegnisti di discipline diverse, abbiamo uno storico, un filologo, uno storico dell'arte, uno storico dell'architettura e Angela Palmentieri come archeologa e quattro professori del Dipartimento di Discipline Storiche, il professor Gasparri, Francesco Caiotti, Francesco Aceto e Francesco Senatore per la Storia Pura, il progetto sta cercando di superare tale immagine astratta dell'Italia meridionale, recuperando innanzitutto la dimensione urbana e il ruolo dell'élite tra XIII e XVII secolo, cominciando con la Campania e la Basilicata, per poi proseguire con Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise. Il progetto sta indagando come i membri dell'élite e delle comunità del regno costruirono un senso contemporaneo della loro identità sulla base dei documenti che provavano la loro origine e i loro privilegi e sui monumenti dell'antichità o della storia più recente che erano una viva testimonianza del loro antico e glorioso passato. Tali fonti documentarie e materiali erano utilizzate strategicamente dalle élite urbane per compilare da un lato storie locali che celebravano l'antichità e le glorie civili e religiose di una particolare città o di una particolare famiglia e dall'altro nel commissionare opere d'arte e di architettura in diretto collegamento con l'antico, talvolta perché ispirate ad antichità locali e talvolta perché riutilizzavano coscientemente elementi antichi. Uno dei principali problemi nello studiare il Sud Italia è la natura frammentaria ed eterogenea delle informazioni a nostra disposizione. Al fine di avere un'immagine il più possibile completa dell'Italia meridionale, abbiamo messo a punto il database che vi sto per illustrare. Il database Istantarsi riunisce insieme diversi tipi di dati, di oggetti e di relazioni che riguardano le antichità e il loro riuso locale, le opere di arte e di architettura, come anche storie locali prodotte nell'Italia meridionale continentale tra XIII e XVII secolo.
Il database include anche un indice delle fonti archivistiche relative alle città del Mezzogiorno. Il presupposto della ricerca, il presupposto della ricerca è la ricognizione a tappeto di tutta l'Italia meridionale peninsulare. Fino ad ora i monumentali volumi sul Medioevo di Carl Wilhelm Schulz a metà Ottocento e di Émile Berthaud a inizio Novecento sono state, all'interno della storiografia artistica, le uniche opere generali sul Mezzogiorno basate su un'approfondita conoscenza del territorio. Un'impresa simile per il 400 e il 500 di fatto non è ancora stata mai realizzata. E anche i due volumi di Roberto Pane sul Rinascimento nell'Italia meridionale, pubblicati tra il 1975 e il 1977, si concentrano sostanzialmente su Napoli con l'inclusione di alcuni casi pugliesi. Inoltre, la storiografia storico-artistica e archeologica sul Mezzogiorno non si è finora cimentata in un lavoro congiunto e incrociato con altre discipline, come la storia pura e la filologia letteraria. Ed è quello che noi stiamo provando a fare con il nostro gruppo di ricerca, cercando di colmare vuoti storiografici non semplicemente secondo settori disciplinari diversi, ma provando a superare le barriere epistemologiche delle singole discipline e lavorando contemporaneamente sugli stessi oggetti, ma da diversi punti di vista. Finora, con il progetto Istantarsi, ci siamo occupati della Campania e siamo a metà della campagna di sopralluoghi della Basilicata. Della Puglia, della Calabria, Abruzzo e Molise ci occuperemo nei 3 anni successivi. A questo proposito è importante ricordare che il progetto non considera Napoli come oggetto di studio, dal momento che è stata proprio Napoli, con il suo eccezionale status demografico, a determinare l'immagine fuorviante di tutti gli altri centri dell'Italia meridionale come centri minori, escludendoli di fatto dall'attenzione storiografica. Troppo di frequente gli studi sul regno sono partiti da Napoli senza riuscire ad andare oltre. È inoltre necessario chiarire che l'esclusione della Sicilia e di altre aree meridionali, come la Sardegna e la Catalogna, è dovuta al fatto che, all'interno dei limiti cronologici del progetto, la storia di tali regioni è stata soltanto tangenziale a quella del Regno, al quale furono legate solo per periodi limitati. Chiaramente non è più pensabile raccogliere i dati con i mezzi di Schulz o Berthaud, e quindi, oltre a essere una nutrita squadra e non un singolo studioso monumentale, ci avvaliamo degli strumenti del XXI secolo e quindi di un sito e di un database. Dato il carattere interdisciplinare della ricerca, come ho già detto, il database include al suo interno oggetti di natura diversa, oggetti eterogenei che sono accomunati dal tema dell'antico e delle origini, un tema fondamentale per l'Italia meridionale, dove le élite e le comunità dei singoli centri, tra il Medioevo e la prima età moderna, si trovarono a dover riconfermare e rinegoziare il proprio status giuridico e politico a ogni cambio di sovrano o di barone. In questo contesto, la memoria storica, basata su monumenti e documenti, diventava un elemento centrale all'interno della contrattazione. Il database Istantarsi è innanzitutto una raccolta catalografica di dati, con schede su singoli oggetti, fatte secondo le specifiche competenze dei componenti del gruppo. Si tratta di schede dettagliate che in molti casi riguardano opere note certamente alle sovrintendenze competenti, ma sconosciute alla letteratura internazionale, difficili da raggiungere e con una bibliografia difficile da reperire, che non si trova altrove se non nelle biblioteche locali o talmente remota e dispersa da richiedere un lavoro quasi di scavo archivistico. Abbiamo le schede sulle antichità conosciute nel Rinascimento, ovvero monumenti archeologici o reperti archeologici a sé stanti o reimpiegati in nuovi contesti, di cui ci parlerà in maniera dettagliata tra poco Angela Palmentieri. Tali oggetti sono stati selezionati sulla base della presenza o meno di un'attestazione materiale, letteraria o documentaria che dimostri la loro conoscenza tra Medioevo e prima età moderna, seguendo l'impostazione del Census, con cui abbiamo stabilito un accordo per integrare il loro database con i dati sulle antichità meridionali che attualmente mancano dal censimento. Altre schede alle schede archeologiche si aggiungono schede su opere d'arte e edifici, appunto realizzati in questo arco cronologico. Sia le schede edificio che la scheda opere d'arte contengono sia i dati essenziali che permettono di descrivere l'oggetto in questione,
come la cronologia, la committenza, una breve descrizione dell'oggetto e della sua storia, fonti iconografiche e testuali, una bibliografia. Oltre a questi dati sono inseriti campi che permettono di creare le relazioni interdisciplinari di cui parleremo tra poco, mettendo in evidenza ad esempio le famiglie e le persone coinvolte in quell'opera, la presenza di elementi di reimpiego, di iscrizioni e link rilevanti anche esterni. Ogni scheda è corredata da una foto e dalla possibilità di inserire allegati, ovvero una galleria di foto sottostante, ed è possibile inoltre esportare ciascuna scheda in formato PDF. È interessante notare che tra le nuove architetture o sculture abbiamo nuove opere che non sono solo all'antica, ma che ripropongono modelli dell'antichità inglobando materiali o testi effettivamente antichi. Vi faccio l'esempio di Palazzo Orsini a Nola, costruito nel 1470, il cui paramento murario in opera quadrata è realizzato non con un travertino moderno disposto all'antica, come nel caso del Palazzo della Cancelleria a Roma, ma con blocchi autenticamente antichi, provenienti dal teatro di Nola, allora considerato anfiteatro, che qui vediamo restituito all'interno della carta della Nola Vetus, una ricostruzione della Nola antica che precede di oltre 10 anni la ricostruzione della Roma antica di Fabio Calvo e che qui vediamo schedata come disegno. La cartina è posta a corredo del De Nola, una descrizione antiquaria di Nola scritta dall'umanista nolano Ambrogio Leone, pubblicata nel 1514, una fonte contemporanea eccezionale in cui l'autore, da testimone oculare, ci racconta di come era stato lo stesso Orso Orsini a scavare l'antico monumento, allora interrato, riutilizzandone i blocchi per il proprio palazzo, mostrando dunque il passaggio diretto dallo scavo alla nuova costruzione. Il palazzo presenta una lunga epigrafe iscrizione dedicata a Ursus Halus, che corre lungo l'intera facciata e che copia due epigrafi allora conservate nelle collezioni di uno dei palazzi Orsini a Roma, dandoci un esempio di come anche all'interno di nuovi edifici 4-500 possiamo rintracciare non solo elementi di archeologia materiale, ma anche testuale. Per le iscrizioni nuove, come questa di Ursus Halus, abbiamo previsto una scheda iscrizioni che non include le iscrizioni antiche per le quali facciamo semplicemente riferimento al CIL. Quello di Palazzo Orsini è un atteggiamento che trova le sue radici già in opere medievali che esplicitamente riutilizzavano l'antichità e che riproposero molto presto modelli antichi, di cui l'esempio più noto è la porta di Federico II a Capua, di cui faccio vedere la scheda, ma che in Italia meridionale si rinnova un tipo di atteggiamento che si rinnova anche durante il 400 e giunge fino alla fine del secolo successivo, come dimostra il caso di Palazzo Giudice a Capua, che incorpora elementi antichi provenienti dall'anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere e che fu completata a fine 500. Schede specifiche poi riguardano testi, sia manoscritti che opere a stampa. La scheda manoscritto contiene tutti i dati essenziali per descrivere un esemplare autografo, come datazione, committente, composizione, rilegatura, presenza di dediche, immagini, con la possibilità anche di collegarsi ad altri siti e database che per esempio contengono la riproduzione integrale del testo, che naturalmente senza permesso per ora noi non possiamo riprodurre. La scheda e libro riguardano per lo più storie antiquarie di città o di famiglie. Abbiamo citato il De Nola di Ambrogio Leone, ma stiamo raccogliendo un numero consistente di storie locali a stampa e manoscritte, attraverso cui stiamo ricostruendo un vero e proprio corpus letterario finora mai riconosciuto in quanto tale. Infine abbiamo previsto una scheda sugli archivi cittadini, non intesi come le attuali istituzioni archivio, ma come una ricostruzione degli archivi di cui erano dotati tra 4 e 500 i singoli centri dell'Italia meridionale e che nel tempo sono stati smembrati in più sedi. Faccio l'esempio dell'archivio della città di Capua, diviso tra le collezioni del Museo Campano, dove si trova il nucleo più consistente, e l'archivio di Stato di Napoli. Cronache, statuti e altre fonti ci informano di come quasi in tutte le città dell'Italia meridionale fosse avvertita l'esigenza di custodire la propria documentazione come fondamento della propria memoria storica e quindi della propria identità.
Nelle schede famiglie e persone, oltre a cenni biografici riguardanti una famiglia, qua è la famiglia Azia di Capua, o per un singolo personaggio, qua ho messo Ambrogio Leone, troviamo anche informazioni relative alla committenza o produzione di edifici o opere d'arte, di manoscritti, la presenza di un monumento funebre, come anche di fonti manoscritte o stampa o iconografiche relative a quel personaggio o a quella famiglia. Il database ambisce una diffusione il più ampia possibile e per questo motivo abbiamo immaginato fruitori con interessi e esigenze differenti e di conseguenza sono state messe a punto varie possibilità di ricerca per rintracciare i dati. La ricerca più semplice è ovviamente quella per parola, da inserire in una stringa che opera come un motore di ricerca, insomma una specie di piccolo Google interno. Fruitori più esperti invece potrebbero essere interessati a uno specifico ambito e quindi effettuare la ricerca soltanto per tipologia di scheda, per esempio soltanto le architetture o soltanto i monumenti archeologici. In questo caso, selezionata una tipologia, tutte le schede di quel tipo possono essere visualizzate o secondo un elenco tabellare o con un elenco di post-it. Un utente che invece fosse interessato a tutto il materiale relativo a un singolo centro, magari il suo paese, può effettuare una ricerca per luogo e cliccando sul nome della località si genera automaticamente, come in uno schedario cartaceo, un indice che permette di visualizzare tutte le schede relative a quel luogo, questo è il comando luogo una volta aperto. Oltre a queste possibilità di navigazione libera che consentono all'utente esterno di costruire di volta in volta il proprio pacchetto di informazioni, il database offre anche una dimensione più testuale che può essere letta in maniera simile a un libro, seguendo quindi le linee specifiche della ricerca del progetto. Per i centri più importanti, infatti, è stata fatta una scheda città. Nella scheda città non appare evidente l'elenco di tutte le schede relative a quella città, come quando azioniamo il comando luogo, ma è una scheda a più mani che contiene, oltre ai dati contemporanei relativi alla città, come le dimensioni, i poli museali o archivistici esistenti ora, una sintesi ragionata e discorsiva degli aspetti che descrivono la città tra 4 e 500, quasi come in una fotografia, quindi istituzioni giuridiche e religiose, economia, famiglia, antichità, architettura, oggetti d'arte, cartografia e produzione letteraria. All'interno dei campi specifici della scheda città si trovano i link che vanno alle schede singole. La scheda città, come tutte le altre schede, non sono appunto affatto di tipo statico, ma permettono di navigare attraversando luoghi e discipline. All'aspetto catalografico del database istantarsi, fatto di singole schede, si aggiunge un carattere fortemente relazionale, potremmo dire ricostruttivo e interpretativo, da cui emerge il lavoro di gruppo. Il lavoro sincronizzato sugli stessi oggetti, da punti di vista diversi, ci permette infatti di ricostruire gradualmente le relazioni tra le singole schede. L'aspetto relazionale è quello che più di tutti ci mette nella posizione di capire cosa c'era, quando era noto, in che stato era, oppure se l'oggetto aveva subito uno spostamento. Le relazioni ci permettono anche di ricostruire a tutto tondo le personalità di committenti, mettendo in evidenza contemporaneamente il ruolo politico di un committente e i diversi ambiti in cui il committente sponsorizzò nuove opere d'arte, oppure collezionò opere antiche, oppure opere moderne. Facciamo il caso per esempio di Palazzo Albertini a Nola, costruito nel 1470, che presenta un monumentale basamento fatto di fregio d'armi e togati. Sfruttando i link appositamente creati ed evidenziati, da qui possiamo andare alle schede dei singoli pezzi antichi reimpiegati. Come ci dimostrerà Angela Palmentieri, seguendo questa relazione possiamo andare anche oltre, ovvero collegarci agli altri monumenti in cui furono reimpiegati pezzi con la stessa provenienza, oppure andati dispersi nelle collezioni dei musei, risalendo in questo modo quasi alla configurazione originaria del monumento antico. E lo stesso percorso può essere fatto nel verso contrario, andando dai singoli pezzi al fregio dorico del palazzo.
Ma dal palazzo possiamo anche ricostruire l'attività della famiglia committente di Albertini, rintracciando le altre opere artistiche come la tomba di famiglia nella chiesa di San Francesco a Nola, ma anche le commissioni, qua vi faccio vedere la scheda, ma anche le commissioni di altra natura, come il trattato Algorismus, scritto nel 1478 dal nolano Pietro Paolo Muscariello, il cui manoscritto è conservato alla biblioteca dell'Università della Pennsylvania e reca nel frontespizio le armi della famiglia Albertini. Quindi il database Istantarsi è un po' un ibrido che mette insieme cataloghi di singoli oggetti, che ricostruisce attraverso le relazioni l'appartenenza di oggetti a singole città, che collega oggetti appartenenti a tempi e luoghi diversi. Abbiamo cercato di concepire un sistema piuttosto agile anche in vista degli utenti che in futuro ne faranno uso, con la speranza di migliorare ulteriormente anche alcuni aspetti tecnici, includendo ad esempio una georeferenziazione e avendo presso una versione in inglese. Per il momento il database è uno strumento di ricerca per il gruppo che ci sta lavorando, ma sarà gradualmente reso accessibile su internet attraverso il nostro sito. Una prima parte del database verrà pubblicata alla fine del 2013 e la parte restante sarà disponibile alla fine del 2015. Nel frattempo i file del database riguardanti le antichità andranno a integrare il database del Census e gran parte della campagna fotografica confluirà nella collezione fotografica del Warburg Institute di Londra. La speranza è che attraverso il nostro sito e quelli di queste altre istituzioni il database Istantarsi possa fornire davvero un nuovo strumento di ricerca per la comunità scientifica internazionale, aprendo nuove prospettive di ricerca e incentivando un nuovo interesse per quest'area centrale della nostra cultura che è stata a lungo dimenticata. Il database non è l'obiettivo della ricerca, ma è sicuramente un prerequisito necessario per arrivare a comparare i metodi con cui ciascuno dei singoli centri costruì la propria identità, riconoscendo non solo le caratteristiche specifiche di ciascun sito, ma anche mettendo in evidenza inediti punti di contatto tra i diversi centri dell'Italia meridionale e quelli al di fuori del territorio del Regno. Solo in questo modo potremo produrre un'immagine dell'Italia meridionale più integrata ed equilibrata rispetto a quella tradizionale, restituire un elemento che di fatto è andato perduto. Ora passo la mia parola a Angela Palmentieri che ci spiegherà le schede archeologiche. Allora, buongiorno a tutti. Lo scopo del mio intervento ha una duplice finalità connessa da ultimo al mio lavoro di ricerca nell'equipe del gruppo del progetto di Bianca De Divizis. Si intende da un lato illustrare i risultati preliminari dell'indagine sulla catalogazione dei materiali classici di reimpiego della Campania, che è oggetto del primo anno di ricerca, ma dall'altro provare a ripercorrere in breve la storia della formazione del corpus degli spolia, cominciata qualche anno fa da un piccolo gruppo dell'Università di Napoli Federico II. Nell'ambito degli argomenti affrontati sul piano teorico del progetto, Istantarsi, uno spazio è occupato dallo studio della classificazione degli spoli dell'età classica, inseriti nella banca dati sotto la voce reperto archeologico che vedete in rosso cerchiato. Se da un lato l'obiettivo della ricerca è mettere a fuoco il grado di consapevolezza delle élite locali nei confronti dell'antico e il ruolo giocato dagli spolia nel processo di costruzione dell'identità locale, dall'altro la catalogazione sistematica di questi oggetti prova a rispondere a due esigenze pratiche. La consultazione maneggevole da parte degli utenti finali dei dati, sintetizzati nel tipo di informazioni che vengono registrate e su cui torneremo a breve, la tutela di questa raccolta attraverso la collaborazione con le soprintendenze locali, che spesso non hanno le forze per gestire tale patrimonio disperso in un territorio molto vasto. Questo stesso approccio metodologico, come accennato all'inizio, trova un precedente in un progetto della cattedra di archeologia della stessa università, relativa allo studio archeologico dei materiali di reimpiego in Campania, che è stato possibile a questo punto arricchire grazie all'approccio multidisciplinare del progetto Istantarsi. L'indagine è stata intrapresa all'incirca a partire dal 1995 sulla scia dei lavori del colloquio di Pisa, degli interventi di Patrizio Pensabene e di Lucilla della Chenal sul reimpiego in Italia meridionale, e attraverso il progresso delle ricerche archeologiche sono state messe le prime basi per le prime indagini sul territorio, in maggioranza affidate agli allievi napoletani.
I presupposti di questi studi consistevano nell'individuazione dei manufatti antichi reimpiegati nei principali centri di età romana, come Benevento, Napoli, Salerno e Capua. In questo modo fu realizzato un primo corpus cartaceo, utile a chiarire la quantità e la tipologia delle antichità sopravvissute attraverso i secoli, materiali che erano stati messi in luce per la prima volta attraverso i lavori di restauro post-terremoto del 1980 e che non erano stati per questo motivo documentati dalle ricognizioni condotte nel territorio campano durante il dopoguerra o poi negli anni 60, per esempio dai gruppi di ricerca dell'Istituto Germanico di Roma. In alcuni casi i materiali antichi di riuso erano noti solo alle fonti erudite locali. Questo è il caso, ad esempio, della monumentale trabeazione dorica con soggetti figurati del campanile romanico del Duomo di Nola. A sinistra vedete l'immagine in bianco e nero relativa alla prima documentazione degli anni 50. Soltanto dopo la pulitura degli anni 90 di un altro fianco del campanile è stato possibile mettere in luce tutta un'altra serie di metope, tra cui queste con soggetto particolare come il lupercale. La schedatura di tali manufatti, focalizzata esclusivamente sulla descrizione dell'oggetto antico, sul suo stato di conservazione e sui riferimenti bibliografici, consentiva solo in una fase di elaborazione teorica di riflettere sulle alterne fasi del rapporto con l'antico. Per queste ragioni fu ideata una banca dati informatizzata che permettesse di inventariare i marmi censiti ed agevolare quindi la consultazione dei dati raccolti in modo relazionale tra le singole schede per ciascun sito archeologico. L'archivio informatico avviato dal professore Gaspari nel 2003 con fondi regionali e con il cofinanziamento del Dipartimento disponeva di un applicativo web con cui si è potuta realizzare la digitalizzazione di una parte dei reperti secondo le normative standard ICCD. Una terza e ultima fase di elaborazione dei dati risale al 2007 come risultato del mio progetto di dottorato sul recupero dell'antico in Campania tra il Medioevo e la prima età moderna. Sulla base del sistema di schedature ideato in precedenza e i dati raccolti sino a quel momento, fu applicata la stessa metodologia allo studio e alla catalogazione di antichità anche di centri minori, come ad esempio Cava dei Tirreni, Nola ed altri. Questa raccolta, con un modulo GIS per la georeferenziazione, che raccoglie all'incirca 1500 schede catalografiche, doveva risultare fruibile dagli autori del settore sul sito del Dipartimento, in modo da immettere in rete il patrimonio archeologico della regione e il prodotto scientifico dell'Ateneo. Questa è la storia, veniamo ad oggi. Attraverso il progetto di ricerca interdisciplinare Istantarsi, che raccoglie, come già stato detto, ricercatori di gruppi e di aree differenti, è stato possibile da ultimo ottimizzare il vecchio progetto attraverso la creazione di un unico archivio digitale, in grado di gestire la ricchezza dell'area territoriale campana in un più ampio e diversificato patrimonio che raccoglie le fonti figurative, architettoniche, archeologiche, testuali ed epigrafiche. Si tratta di un laboratorio ideale per ricostruire le forme di recupero degli oggetti antichi e offrire una completezza dell'informazione. L'obiettivo è l'elaborazione di una nuova metodologia e di nuovi strumenti per promuovere la conservazione di questo patrimonio e facilitarne le ricerche. L'applicazione web, dopo una fase di progettazione iniziale delle schede, modellate in parte sul tipo ministeriale della scheda RA e MA, permette di codificare in modo agevole i dati inseriti in un corpus tematico diviso per indice topografico, a cui sono legate gerarchicamente le singole schede. Veniamo ora al dettaglio della scheda reperto archeologico. I campi descrittivi dell'oggetto riguardano il luogo attuale di conservazione e di reimpiego, elementi che non sempre coincidono, e la provenienza, che non è sempre possibile determinare. Seguono dei campi relativi alle caratteristiche tecniche del manufatto, il materiale, le dimensioni e lo stato di conservazione. In questa voce sono comprese anche le descrizioni sugli interventi di rilavorazione. Nella descrizione, oltre a fornire informazioni miranti all'identificazione dell'oggetto della scheda e le notizie storico-critiche, sono realizzate le relazioni tra il pezzo in esame con altre opere archeologiche a questi strettamente connesse. La parte relativa alle fonti e documenti rimanda a documentazioni varie, lo vedete in rosso.
Come notazione archivistica, ad esempio, l'impostazione informativa segue in parte la struttura della scheda ministeriale che era stata già adottata nel precedente database, ma un nuovo passo in avanti è costituito dalla creazione di relazione con altri tipi di schede presenti nel database istantarsi, come la sezione relativa a famiglie e persone e a collezioni di antichità, che vedete in blu indicato. Nella scheda monumento archeologico, quindi passiamo avanti, vengono date le informazioni tecniche che individuano la struttura del bene catalogato, cioè il monumento a cui vengono messe in relazione i beni archeologici di reimpiego o i beni di diversa natura, come i disegni dell'antico, i documenti di archivio, le piante o i rilievi. Per quanto caratterizzata sul modello della scheda ICCD, si deve notare la specifica del campo storia e trasformazioni medievali e moderne, che riguarda il riuso eventuale dell'edificio, ad esempio teatri e anfiteatri che, oltre ad essere cave di materiale di spoglio, furono impiegati nel corso del tempo per diversi usi. In entrambe le schede, come è già stato detto, è allegata almeno un'immagine fotografica e attraverso la funzione allegato archeologico è possibile collegare una galleria di foto. Oltre al rapporto relazionale tra le schede monumento antico e quelle reperto archeologico, vi sono dei collegamenti con l'edificio moderno, per cui è possibile provare a ricontestualizzare l'oggetto nello spazio del monumento di provenienza, ove si è riconosciuto, e nel tempo nell'edificio di reimpiego. È possibile definire attraverso dei collegamenti interni i modelli di navigazione previsti per gli utenti finali. Ad esempio, nella scheda reperto archeologico della chiave d'arco con la protopenizeus ammona a Capua, oltre ai dati descrittivi dell'oggetto, sono attivi dei links, dei collegamenti riguardanti il monumento antico da cui fu estrapolato, l'anfiteatro campano di Santa Maria Capovetere che vedete cerchiato in rosso. Andando su quel link vi compare la scheda del monumento archeologico, cioè il contesto di provenienza da cui fu nel 500 prelevato il pezzo. Ancora, abbiamo il legame con l'edificio moderno, ve l'ho indicato in blu, il palazzo cinquecentesco dei giudici di Capua, in cui l'oggetto è stato reimpiegato insieme ad altri manufatti. E questa è la scheda. Sul filo di questa ricostruzione si snodano i collegamenti alle fonti documentarie cinquecentesche che testimoniano il recupero di questi pezzi dall'anfiteatro. E li vedete indicati in basso nella voce fonti e documenti. Nel caso della già citata trabiazione dorica con metope figurate, reimpiegata alla base del campanile del Duomo di Nola e del Palazzo agli Albertini, elementi di uno stesso complesso monumentale romano spogliato in due fasi diverse, vi è un collegamento tra le singole schede reperto archeologico, qui abbiamo la scheda per esempio del blocco di architrave raffigurante una metopa, il grifo, con il palazzo quattrocentesco in cui è stato reimpiegato, Palazzo Albertini, la famiglia Albertini, che è committente, e la fonte, Ambrogio Leone, con il testo a cui si rimanda. In questa logica si inserisce quindi la collaborazione del gruppo di lavoro Istantarsi con il progetto informatico del Census. La selezione del materiale comprende gli spoleri impiegati sin dal Medioevo, ma che erano visibili ancora nel XV e XVI secolo e a cui è possibile documentare dei dati. Il sistema informativo consente una struttura innovativa di ricerca, oltre che di comunicazione, in quanto tiene conto dei fabbisogni espressi da tipologie di utenze differenti. Rispetto al database precedente, questo modello di banca dati informatizzata, concepita secondo nuove logiche e nuovi modelli, trova un'applicazione estesa, come già stato detto, non solo al patrimonio culturale della Campania, ma anche ad altre aree territoriali del sud Italia, zone altrettanto ricche di collezioni di oggetti e relativi contesti, di tradizione iconografica e letteraria, allo scopo di comprendere il fenomeno del reimpiego dell'antico nella sua evoluzione e stratificazione storica. Oltre all'analisi delle problematiche storiche ed archeologiche, il gruppo lavora quindi per costruire un prodotto che può diventare un'importante risorsa sul piano culturale, tutela, valorizzazione e fruizione, oltre che chiaramente uno strumento utile di lavoro e di ricerca. Vi ringrazio.
Bene, un lavoro che direi con sicure prospettive molto interessante, soprattutto penso per l'utilizzo di competenze così diverse, perché vengono a superare e appunto a allargare l'ottica in cui vengono spesso guardati i reimpieghi, che è un'ottica soltanto spesso documentare e ricostruttiva, che toglie poi tutto lo spessore culturale al problema. E mi domandavo se, avvalendovi di un architetto, fate anche uno studio sulle stratigrafie murarie, perché io ho presente i problemi di Benevento, per esempio, e dello studio dei reimpieghi, dei rilievi di Benevento, le cui rilavorazioni tra l'altro sono studiate malissimo, c'è un lavoro enorme da fare di grande interesse, ci sono tutte le associazioni anche figurative che ci sono tra tutti questi rilievi, che sono composti con grande finezza associativa gli uni con gli altri, e appunto il problema è capire bene quando sono stati inseriti nel paramento murario. Finora mi sembra che è tutto un lavoro da fare, e quindi mi aspetto da voi delle risposte in questo senso. Se posso rispondere solo a questa nozione per Benevento, allora la problematica di questi pezzi è che spesso sono ad altezze a quote molto elevate. Nel caso specifico di Benevento siamo fortunati perché c'è stato un cantiere di restauro di recente, è stato messo in luce tra l'altro quelle che sono le stratigrafie precedenti alla costruzione del Duomo, e le impalcature hanno permesso di effettuare una campagna fotografica. Il rapporto con la soprintendenza di Benevento e Salerno, con la dottoressa Campanelli, è stato attivato, e quindi sulla base di questa nuova campagna fotografica possiamo andare a vedere cose che magari fino ad ora non sono sfuggite, semplicemente perché sono pezzi conservati a quote molto alte. Poi c'è tutta Cava dei Tirreni, che è una meraviglia, io vi invidio per questo lavoro che state facendo. Ci sono domande, curiosità? Prego. E poi volevo chiedervi... Bene, io volevo dire, forse mi fa velo un po' di patriottismo regnicolo, ma mi sembra che questa ricerca sia veramente importantissima, eccezionalmente importante, e quindi sono molto contento di aver sentito questa prima presentazione e spero di saperne di più. Vorrei fare un commento e una domanda. Il commento è che mi pare che l'approccio che avete adottato sia molto interessante, molto intelligente, molto proficuo, anche perché favorisce una comprensione di pratiche, non solo del reimpiego ma del rapporto con l'antico, pratiche che possono essere viste serialmente e come tali. Un caso più ricco come quello di Nola, con questa meravigliosa faccenda del reimpiego del medesimo fregio nel XII secolo e nel Quattrocento, che ha paralleli di uguale livello, per quanto ne so io, solo a Roma, che una pratica di questo tipo possa essere vista e ricostruita mentalmente, anche in via congetturale, anche in città dove magari sia documentata infinitamente meno. Cioè è proprio questo tipo di approccio che può consentire questa visione seriale di pratiche socioculturali come queste, collegate poi con discorsi di prestigio familiare, locale, eccetera. La domanda riguarda la Sicilia. Io capisco che uno non può fare tutto, anzi vi elogio molto per essere fermati in Calabria, nella mia Calabria, che di solito viene saltata a pie pari da chiunque passa da Napoli alla Sicilia e considera la Calabria assai poco interessante. Ed è vero che ci sono nella storia anteriore alla riorganizzazione amministrativa del Regno delle Due Sicilie, le due zone di quello che sarà il Regno delle Due Sicilie hanno a volte delle storie disgiunte, a volte però ci sono delle storie congiunte per via di un'unione personale nella stessa corona che dura secoli, come sapete bene. Quindi mi sembra che sia un caso molto diverso da quello della Sardegna, che non ha unione personale con Napoli, ecco, che io sappia, che io mi ricordo in questo momento, mai. Quindi la ragione per cui voi vi potete, perché è bene magari che vi fermiate sulle sponde dello stretto per poter portare a termine questo lavoro, ma per cui invece io spero che prima o poi voi stessi o qualcun altro
allarghi il discorso alla Sicilia, a meno che non ci sia già qualcun altro che ci lavora, non è solo questa, ma è una ragione che si rifà non solo alla serialità delle pratiche e alla comunicazione ovvia data la vicinanza geografica, ma alla dimensione familiare, a cui voi avete dato giustamente importanza. Ci sono numerosissime famiglie che, specialmente fra Calabria e Sicilia, ma anche fra altre parti del Regno e Sicilia, hanno un ramo di qua e un ramo di là, persone che si trasferiscono, un fratello di qua, un fratello di là. Ci sono dei casi, ne cito a memoria due, uno grande e uno piccolo, quello grande, quello dei Ruffo, tutti sanno, il principe Ruffo di Messina come committente di Rembrandt, insomma non può ignorarlo nessuno, ma erano cugini dei Ruffo della Bagnara, dei Ruffo di Scilla, eccetera, e dall'un posto si vede l'altro senza bisogno del cannocchiale di Galileo. Quindi voglio dire, erano famiglie molto connesse e quindi è difficilissimo immaginare che non si raccontassero le cose che facevano. Un caso più piccolo è quello dei Costanzo. I Costanzo hanno feudi in Calabria e in Sicilia. Il più famoso è quello che diventa committente di Giorgione, perché va a finire in Veneto, però anche loro avranno avuto, forse, nessuno lo sa, quale fosse la cultura dei Costanzo, prima di andare a Venezia via Cipro, non si sa, però sarebbe molto interessante che voi lo scopriste. Quindi credo che il problema della Sicilia vada visto, non so come ve lo siete posto, perché lo avete detto un po' in fretta, però credo che vada visto in un contesto di continuità familiari, diciamo. No, sicuramente ora per tempo abbiamo molto glissato sul problema, che è enorme ed è anche un po' una spina nel fianco, perché questa Sicilia la buttiamo fuori alla finestra e rientra poi continuamente per varie vie, anche per i collegamenti culturali, anche proprio politici fortissimi, in uno dei momenti centrali, quello con Alfonso, in cui non si può prescindere, e anche perché ci sono moltissime attestazioni di circolazione proprio di modelli e di idee. Recentemente mi ero occupata un po' del caso di Costanza d'Avalos, duchessa di Acerra, che era scappata in Sicilia quando erano arrivati gli spagnoli e raccontava a tutti come era fatto il palazzo di Diomede Carafa e quindi diffondeva, cioè loro chiedevano a lei cosa c'era a Napoli e lei raccontava, quindi c'era questo, per fare un caso proprio divertente. Fine 1498, ed è una biografia sua scritta da un siciliano, e la interrogavano su tutte le questioni napoletane. Vabbè, questo è veramente un esempio così, però anche tutti i precedenti dell'architettura catalana siciliana sono fondamentali per capire bene anche i palazzi, quindi diciamo sicuramente una cosa che per ora consideriamo più in maniera, possiamo diciamo considerare in maniera relazionale. Se avessimo tempo poi un altro anno, magari forse altri 5 anni, sarebbe sicuramente ci candideremmo per fare la Sicilia, ma insomma, comunque sì, sono perfettamente d'accordo che è molto diverso dalla Sardegna e dalla Catalogna anche. Sì. Ci sono altre domande? Sì, io mi sono chiesta se dal mio punto di vista il territorio che voi esplorate è un territorio di grandi rovine, di grandi disastri sismici, se c'è una correlazione cronologica fra questi riusi o se è un fatto solo colto che arriva per altre casualità o altre periodizzazioni, e quindi se queste rovine sismiche di cui noi abbiamo grandi descrizioni sono anche occasioni di recuperi o no. Grazie. Allora, c'è sicuramente, per esempio abbiamo visto il campanile di Nola, lì i materiali vengono probabilmente spogliati da un edificio nelle vicinanze, il Duomo viene costruito nella zona del Foro, sono portici monumentali, quindi o vengono dalla zona dell'area forense o dal teatro. Il problema è che vengono sicuramente posti nel basamento, quindi nella fase di costruzione del campanile. I basamenti dei campanili, almeno
quelli campani al momento restano in piedi fino al 500. Quindi sui materiali che sono reimpiegati nei basamenti non abbiamo dubbi sul momento della collocazione, che è all'incirca sempre tra il 12esimo inizio del 13esimo. Il problema è sui materiali che sono reimpiegati in alto, perché le torri campanarie spesso crollano, l'abbiamo visto con il terremoto dell'Emilia, e sulla, diciamo, nelle parti più alte, la zona per esempio di Gaeta può essere diciamo emblematica, perché i materiali sono disposti quasi come se si volesse dare la possibilità ai naviganti dal mare di vedere come prima cosa il campanile, con tutta la serie di materiali che trovandosi su un promontorio potevano essere visti da lontano. Lo stesso vale anche per esempio per Benevento, dove i materiali sono posti nella parte alta. Quando queste parti sommitali dei campanili crollano, è chiaro che questi materiali vengono ricontestualizzati, e noi abbiamo alcune attestazioni di materiali che a un certo punto trovano dei cambiamenti nella fase di riutilizzo, lo vediamo anche fisicamente, però no, è difficile da provare se si trovava nella parte sovrastante. Sulle basi siamo sicuri, perché non sono crollate, e quindi i materiali stanno lì da tempo. Su quello che stava sopra, se non c'è documentazione, è un po' più complicato. No, però pensavo che, ascoltando lei ieri, che i terremoti sono in realtà una grande fonte, appunto, anche quasi tutto quello che sappiamo sul 400 spesso è in funzione di una ricostruzione dopo un terremoto. E anche una grande, diciamo, anche un grande incentivo alla costruzione. Da poco, ora stiamo facendo la Basilicata, e per esempio quasi tutta l'attività di Pirro del Balzo a Venosa è animata dal terremoto, la volontà di ricostruire dopo il terremoto del 1456. Quindi insomma l'elemento sismico è fondamentale. Dove ci permette di ricostruire. In Irpina abbiamo trovato una situazione in cui è veramente difficile ricostruire l'aspetto originario dei documenti, perché là c'era un continuo problema di ricostruire fin dal tempi più remoti. Bene, posso? C'è un'altra domanda ancora, sì? Mi chiedevo se prevedete anche un campo relativo alle iconografie urbane, che dal punto di vista della formazione di identità civica, relazioni con committenza e recupero dell'antico dovrebbero essere parecchio importanti. Ora non conosco la iconografia urbana del Regno, conosco maggiormente quella della Sicilia, che è stata ora chiamata in causa. E per esempio mi viene in mente la cartografia di terra di lavoro, che ha dei contatti anche con gli aragonesi siciliani e che recupera questo antico delle comunità attraverso personificazioni fluviali che hanno a che fare con interventi idraulici da una parte e dall'altra. O prima si menzionava Angelo Rocca, che presenta l'arme antica e l'arme moderna nel 1584 per tutta l'Italia meridionale anche. Mi chiedevo se lo prevedete, sì, o no. Nella scheda città c'è una voce proprio cartografia, poi siamo molto attenti, stiamo cercando di catalogare quando in una scultura o in un dipinto c'è uno sfondo con una rappresentazione della città. Dall'altro lato, un altro ambito che ci interessa molto è quello anche delle rappresentazioni un po' allegoriche, per esempio Capua rappresentata attraverso il suo fondatore mitico, Capis. Questi casi insomma sono veramente, quando li troviamo diventano centrali. Io volevo chiederle se ci potete dare già un piccolo esempio dei centri che avete individuato, a parte Benevento, Cavare dei Tirreni, perché appunto sono di grande interesse. Allora, noi cerchiamo di vedere tutto il più possibile, perché vedendo 20 cose poi ne scegliamo 4 da studiare in maniera più dettagliata, e poi il resto ci serve come comparazione. Finora quello di cui ci siamo occupati in maniera più approfondita sono stati i casi di Nola, Capua, Fondi, Sessa Urunca, ora stiamo per fare Benevento e Salerno, e contemporaneamente, mentre facciamo i sopralluoghi però sulla Basilicata, è un lavoro di sicure prospettive di grande interesse, e quindi veramente credo che tra qualche anno verrete a raccontarci degli ottimi risultati, okay. Se no ci saremo ancora, chi verrà dopo di noi. Bene, grazie.